dalla pagina Facebook del Frosinone, da Simone Rinaldi, che dice: cosa hai provato nel post gara nonostante la sconfitta? Gli applausi della curva. Gli applausi della curva. Ok, riparto. Niente, è stato un grande piacere perché comunque i tifosi hanno capito che era un momento difficile, perché noi siamo i primi che quando andiamo in campo e non riusciamo ad esprimere quello che vorremmo, siamo quelli che stanno comunque peggio, perché durante tutta la settimana provi determinate cose, poi arrivi in campo e non riesci ad esprimerle, quindi possiamo solo dire grazie ai tifosi che ci sono stati vicini. Il dispiacere più grosso quando arrivi a casa, poi è normale, ci stai male perché non sei riuscito a esprimere quello, ma soprattutto perché non sei riuscito ad accontentare i tifosi, la gente che ti ha sostenuto per tutta la partita. Quindi, niente, un grosso grazie, adesso dobbiamo ripagarli. Ciao, Ciao. buongiorno. Senti, purtroppo tutti i numeri, tutti i dati statistici sono negativi, diciamo, è un momento, fotografano il momento no del Frosinone. Momento no nel senso che è evidente il calo di rendimento della squadra. E Quali soprattutto numeri? i numeri non so che ti posso dare, per esempio. Il Frosinone come stato attuale di forma è al 14° posto, era al quinto, è passato al 14° posto. La Ternana che incontrerete sabato dal 10° o 12° è passata addirittura al quarto posto come stato attuale di forma, diciamo. È uno stato attuale di forma che vengono prese in considerazione le ultime 5 giornate. Ecco, allora, a parte questo, poi ci stanno altri numeri, insomma, se vuoi te li leggo ancora. Insomma, diciamo, nel girone di andata, per esempio, 15, dopo 15 partite, 30 punti, stesso periodo al girone di ritorno, 24, quindi meno 6 rispetto. Quindi c'è questo calo di rendimento. Quantomeno io dico, non a livello di prestazioni, a livello di prestazioni, a parte quello che è successo contro il Novara, però quantomeno di risultati, insomma. Ecco. A te ti chiedo, quindi, che spiegazione vi date? Calo fisico o calo mentale? O c'è No, dell'altro? penso nessuno dei due perché sicuramente, vabbè, con Novara c'è stato, ma non penso neanche un calo fisico perché fino all'ultimo comunque abbiamo provato a riprendere il risultato, quindi avendo delle occasioni e provando fino all'ultimo a recuperare. Con l'Ascoli pure abbiamo creato almeno 10 palle gol nitide, quindi penso che né fisico né mentale, semplicemente sono quelle cose con Novara penso sia come lei, quando va a lavoro un giorno e torna a casa e pensa di non essere riuscito ad aver dato, cioè hai dato tutto ma non hai raccimolato quello che avresti voluto. Quello è come ci siamo sentiti noi dopo Novara. Però non penso né a cali fisici né a cali mentali, penso semplicemente a una giornata no, ma soprattutto guardo avanti, guardo la partita successiva cercando di, essendo positivo e essendo propositivo, quindi cercando di allenarci come abbiamo fatto settimana scorsa, perché settimana scorsa ci siamo allenati, è stata penso una delle settimane da quando sono qui più intense, più. Però poi siamo arrivati il sabato, la partita con Novara, e non siamo riusciti a racimolare quello che volevamo. Però da parte nostra c'è sempre il massimo impegno e niente, guardo la prossima partita. Ecco, diso un attimo, la faccio soltanto io una. Senti, ora Ariaudo, volevo soltanto chiederti questo, più che fare pensare al futuro prossimo, vorrei pensare più al
più che al passato, al futuro prossimo, ecco, la gara di Terni, non siete più la lepre, perché purtroppo il Verona in caso di è avanti, quindi siete ora nel ruolo di inseguitori. Con la Ternana qui Ariaudo fece gol. Non voglio che Ariaudo, cioè voglio, ma l'importante è che segni uno, non Ariaudo. Ecco, quali sono in prospettiva, come la vedete questa partita, come la state preparando e cosa potete dire? Ma la stiamo preparando, che sarà una lotta per noi, perché dobbiamo riprenderci quello che abbiamo un po' perso. E quindi per noi sarà una lotta e dovremo mettere tutti noi stessi, dovremo mettere quel qualcosa in più sul campo per far sì che arriverà un risultato positivo per noi. Dice bene che l'importante è che faccia gol qualcuno, poi cioè, l'importante è vincere, non è chi fa gol. Ciao Lore. Ciao. Senti, al di là di varie considerazioni, perché qua si cerca di fare la diagnosi per capire quello che è successo domenica. Io non sono catastrofico, ci sono rimasto male ovviamente per la bruttissima prestazione che avete fatto tutti, perché è difficile da salvare qualcuno nella gara contro il Novara, ma ormai è acqua passata e pensiamo al futuro. Però io dico una cosa: intanto suppongo che con l'allenatore, a parte la sfuriata legittima e comprensibile del presidente subito dopo la partita, con l'allenatore abbiate in un certo senso esaminato sta gara, vi siete posti delle domande. Io adesso non partecipo a questi faccia a faccia che ci sono negli spogliatoi. Vi siete detti qualche cosa? Avete cercato di capire il perché è successo questa cosa? E che clima si respira nella squadra? Nel senso che, non anche vedendo te, che tu sei ragazzo solare, tutto quanto. No, sono tranquillissimo. Sì, sei tranquillo, ma non mi sembri il ritratto della felicità, insomma. Ecco. Vabbè, sarei ipocrita, sarei felice, normale. Lo capisco perfettamente. È normale. L'unica cosa che possiamo fare è mettere tutto quello che abbiamo sul campo, poi sarà il campo a parlare, non è che ci sono tanti giri di parole da fare, perché sì, però abbiamo esaminato la partita, ci siamo detti determinate cose con il mister e a quattro occhi tutti noi compagni, e basta, pensiamo alla prossima partita, quello che dobbiamo fare, partita per partita, senza guardare Verona, Spal o chi per esso. Dobbiamo guardare semplicemente il nostro cammino e pensare positivo, e basta. Ecco, ma io volevo arrivare poi alla domanda. Va bene l'interruzione, è stata esaustiva. Però io ho visto, correggimi se sbaglio, una squadra non solo stanca, ma ho visto diversi giocatori usurati proprio, gente che camminava invece che correre. È chiaro che non posso chiederlo a te, la chiederò al mister, la farò al mister anche questa domanda, ma non credi che bisognerebbe cambiare qualcosa per cercare di far respirare qualcuno di voi, soprattutto qualcuno che tira la carretta da tanto tempo e che magari avrebbe bisogno di una boccata d'ossigeno? Questa era la domanda. Ok, penso che queste siano scelte del mister, quindi nel senso il mister... Il mister penso che sia un ottimo mister e che sappia benissimo quello che deve fare, quindi non sa benissimo come giudicare le partite, come guardare determinati episodi, quindi saprà lui le mosse che farà, non sono di certo io che devo dire se deve cambiare qualcuno o qualcosa, se qualcuno è stanco o non è stanco. Lo vede il mister e il mister farà lui le proprie scelte. Ciao Lorenzo, scusami. Io ti chiedo solo una cosa. Non pensi che a questo punto, a sei giornate dalla fine, servono solo due cose? Serenità e brillantezza. Da ritrovarla almeno, la brillantezza che avevate. Insomma. Ma sono d'accordo, insieme a altri fattori come lo spirito di gruppo, soprattutto, perché penso che sia molto importante che
sia importante lo spirito di gruppo, perché vinciamo e perdiamo tutti insieme, quindi non c'è, appunto, mi riallaccio alla domanda di prima, chi è stanco, io non stanco, cioè non importa, nel senso, tanto siamo tutti uni insieme all'altro per arrivare tutti allo stesso obiettivo, quindi penso che le cose da ritrovare siano, come hai detto tu, la serenità, la brillantezza e lo spirito di gruppo. Io volevo approfittare, siccome vedo anche il direttore, no? Se potevo fare una domanda al direttore. È difficile non vederlo. No, dico, siccome è presente, dico anche il direttore, volevo, se è possibile fare una domanda. È possibile? Sì, cosa? Premesso che però solo te, perché c'è un rispetto clamoroso nei tuoi confronti. No, perché mi veniva, siccome era riferito un po' a quello che diceva anche serenità, no, brillantezza. Siccome ci sono anche i tifosi. L'educazione nei confronti di Lorenzo, quello che dico, va messo come i bagni, in basso a destra, nel senso che l'esatto chiaramente... Io mi riferivo più che altro al discorso del mister anche l'altro giorno, cioè dopo la partita, insomma, la conferenza stampa. E c'è stata da parte sua, insomma, questo riconoscimento verso i tifosi che sono stati eccezionali ancora una volta. Ecco, volevo chiedere appunto al direttore se si sente di dire qualche cosa, parte la società chiaramente, ai tifosi, alla tifoseria. Ma devo dire che questa società, nel più bel termine, nell'espressione più bella del calcio, rende molto conto alla propria gente, ai propri tifosi. E la testimonianza diretta è che si sta cercando di fare uno stadio che sia appositamente utile e confortevole per loro, perché noi rispettiamo molto, e dobbiamo farlo per tanti motivi, il concetto della primarietà dei discorsi televisivi e delle esigenze televisive, però io credo che Lorenzo sia d'accordo con me. Il calciatore, il tifoso vero, lo sente quando sta allo stadio. È come se voi a un attore di teatro lo fate recitare di fronte a un teatro vuoto. Io non credo che ci metta così tanta verve e faccia la sua migliore interpretazione. La sua migliore interpretazione la fa con la gente attorno. Quindi devo dire che questa società ha sempre dimostrato di tenere in considerazione il discorso dei tifosi, perché se ci troviamo a fare quest'anno una stagione da protagonisti e non a dover ricominciare il ciclo da capo, probabilmente proprio perché il presidente è stato commosso e stimolato da quel famoso striscione che apparse all'ultima partita di campionato, in cui c'era scritto presidente riproviamoci, e da lì gli è scattata la scintilla e invece di lasciare ha raddoppiato, no? A loro che mi sento di dire? Mi sento di dire che tutto sommato io paragono in questo momento l'attività del Frosinone Calcio a quella di una trasmissione televisiva, no? Una trasmissione televisiva può andare in diretta in prima serata, può andare in diretta in seconda serata, può anche andare in differita. L'importante è che poi alla fine si replichi il risultato di 2 anni fa, o comunque ci si metta tutto quello che abbiamo per riuscire a replicare il programma di 2 anni fa. E questo è un obiettivo che con grande gradualità e con grande serenità il Presidente ha sempre espresso. Io ricordo quando nelle ultime conferenze che faceva diceva: la cosa importante è che la squadra stia, prima delle ultime 10 giornate, dalla parte sinistra della classifica, pronta poi a giocarsi il rush finale. E mi sembra che stiamo a pieno titolo in questo contesto. Io dissi dopo la partita, prima della partita con la SPAL, che quel risultato, a prescindere da quello che sarebbe scaturito,
non sarebbe stato comunque determinante a niente, né nel caso positivo né in un caso negativo. Comunque sarebbe stato un ostacolo non significativo. E devo dire che tutto sommato anche in quel caso ci abbiamo azzeccato, perché alla fine stiamo, come diceva il Presidente, siamo stati dalla parte sinistra della classifica e stiamo partecipando al rush finale. La partita a Ferrara è stata vinta, ma chiaramente non ha, come avevo detto, non è stata determinante, perché abbiamo ancora tutto quanto da giocare. Credo che il tutto sia in linea coi programmi. C'è bisogno soltanto di grandissima serenità e di grandissima tranquillità, e soprattutto di prendere coscienza delle proprie qualità e dei propri mezzi, perché una volta che uno è cosciente delle proprie qualità e dei propri mezzi, capisce che ci sono giornate in cui riesce ad esprimere al massimo le proprie qualità e ci sono giornate magari per qualsiasi motivo per cui non riesce. Se ultimamente probabilmente non ci sta riuscendo di tirare fuori il massimo, questo non significa che quel massimo non ce l'abbiamo, perché siamo una squadra importante, i giocatori sono persone importanti, l'allenatore è un professionista importante, questa è una società importante che, ripeto, si era prefissata il compito di poter lottare fino alla fine, e a 6 giornate noi stiamo in piena corsa per riuscire ad ottenere l'obiettivo. Ho detto, poi può essere diretta in prima serata, diretta in seconda serata oppure in differita, l'importante è lottare fino alla fine per quello scopo. Ciao Lorenzo. Ciao. Volevo chiederti se eri arrabbiato, ma l'espressione del tuo viso mi ha già risposto, e allora mi riallaccio a quanto dice il direttore, che è presente qui. Non è una sorpresa per voi sapere che la società è al vostro fianco nei momenti felici, ma soprattutto in quelli complicati. Ma io penso che avete constatato in quest'anno che sono tutti al vostro fianco, tifoseria compresa. Per te, che sei un calciatore esperienza, ritengo sia stato anormale, tra virgolette, vedere una tifoseria che ti sostiene e ti batte le mani dopo una sconfitta di questo tipo, perché Frosinone non è sempre stata anormale rispetto all'Italia del pallone. Ecco, qui arriva la domanda: tra voi calciatori ogni tanto la fate questa riflessione? Siamo finiti in un posto che è anormale rispetto all'Italia del calcio, dove società che programma, che avvicina ai giocatori, centro sportivo, nuovo stadio, teniamoci stretto questo tesoro barra progetto e portiamolo avanti. Cioè, tra voi calciatori, anche egoisticamente, la fate questa riflessione? Sono certo di sì, me la confermi? Ma sicuramente quello che ci mette a disposizione questa società è tanto, perché la società, come ha detto il direttore, è come lo dicono i fatti, sta facendo tutto il possibile per farci esprimere al meglio, quindi centro sportivo, stadio. E i tifosi, niente, i tifosi, guarda, dico la verità, dopo il Novara c'era ancora più rammarico, perché quando arrivi a casa e non sei riuscito a fare quello che volevi, e pensi comunque ai tifosi che ti hanno sostenuto a fine partita, hanno praticamente applaudito come se avessimo vinto. È ancora, tra virgolette, più frustrante, perché dici: cavolo, ma non sei riuscito a fare qualcosa per questa gente. Come quando vinci con la SPAL, per esempio, che hai fatto una grande vittoria e sei riuscito a regalare a tutti una grande emozione. Quelle sono le cose più belle del calcio. Quindi ci sono gli obiettivi personali, ma soprattutto viene prima la squadra, il gruppo, viene i tifosi, quindi società. Quindi è normale, è un bellissimo ambiente, bisogna valorizzarlo il più possibile. Permettete, perché è stata stupenda, poi io non parlo più, ma due fotografie eccezionali. La prima è che questi non è che sono strani, i tifosi nostri hanno ottenuto una maturità
tale che capiscono quando è il momento di dare quella spinta in più e che magari contestare come avrebbero fatto gli altri avrebbe creato problema. E l'intelligenza di professionisti come Lorenzo sta nell'aver ricevuto il messaggio, cioè se avete sentito che ha detto, per noi ricevere gli applausi è stato ancora più frustrante perché non siamo stati in grado di regalargli quello che volevano. Allora io penso che quando ci sono queste alchimie ogni risultato positivo non è precluso. Grazie. Lorenzo, ciao. Ciao. Si è parlato molto in questi giorni, l'hai fatto anche te, di passaggio, di pressione, la pressione che inevitabilmente da diverse settimane c'è, insomma, soprattutto quando si sta lì in classifica. Ti chiedo, insomma, anche dall'alto della tua esperienza, come si combatte da calciatore e da gruppo la pressione, tenendo conto che poi quando si va in campo, come hai detto te, è una questione fisica, non è una questione, se vogliamo, di lucidità mentale, ma spesso la pressione però è una componente importante. Come si combatte se durante la settimana, visto che vi siete allenati tantissimo e bene la passata settimana? Ma penso che non ci sia un metodo preciso. Penso che si debba semplicemente fare quello che di più amiamo, cioè giocare a calcio e lottare per un obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di salire in Serie A e niente, facciamo tutte le settimane, ci alleniamo uno a fianco all'altro, conquistando centimetro per centimetro per arrivare a quello che vogliamo, cioè i nostri più grandi, cioè i nostri obiettivi, perché poi è normale, non vogliamo poi vedere a fine anno gente che festeggia al posto nostro. Quindi vogliamo tenerci più stretto possibile queste cose che ci siamo conquistati, perché salire in Serie A non è una cosa facile. Cioè, il campionato di B è un campionato tosto, un campionato lungo, un campionato difficile, un campionato con delle sorprese, con degli ostacoli. E noi ci siamo meritati dove siamo. Forse adesso purtroppo non è quello che dove siamo adesso, quello che ci speravamo, che speravamo, però siamo lì che stiamo lottando, quindi non penso che ci siano pressioni particolari, dobbiamo semplicemente fare quello che più amiamo, cioè giocare a calcio e dare soddisfazioni ai tifosi e alle persone. Se posso te ne faccio un'altra che riguarda prettamente la Ternana. Che squadra pensi di affrontare, anche se insomma siamo appena all'inizio, immagino, della vostra settimana di allenamento? Che squadra troveremo, che ambiente troveremo e soprattutto insomma una squadra che ha riacciuffato una partita proprio per i capelli sabato? Sì, sarà un ambiente ostico perché loro devono far punti per salvarsi, però a livello di motivazioni direi che ne abbiamo anche noi molte, quindi sarà una bella lotta, quindi sarà un ambiente che secondo me ci può dar soltanto la carica giusta per far bene. Altre domande? Posto? Grazie. Posto.